Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Lactogal Plus Squab Pharma Italia SRL, ultimo aggiornamento. 3 gennaio 2022. A cosa serve? Confezioni, informazioni commerciali, indicazioni, modalità d'uso, descrizione e caratteristiche, avvertenze, allergeni, ingredienti, tabella nutrizionale, data di immissione in commercio, immagine prodotto. A cosa serve? Lactogal Plus è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la donna in gravidanza e allattamento. È commercializzato in Italia dall'azienda Squab Pharma Italia SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Squab Pharma Italia SRL. Concessionario: Squab Pharma Italia SRL. Categoria di appartenenza: integratori per la donna in gravidanza e allattamento. Forma farmaceutica: compressa. Confezioni: Lactogal Plus 30 compresse da 18 g. Indicazioni: supporto all'allattamento al seno. Modalità d'uso: si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno, in un'unica somministrazione, oppure in 2 somministrazioni, una al mattino, una alla sera. Le compresse possono essere masticate o deglutite. Descrizione e caratteristiche: integratore alimentare per il supporto all'allattamento al seno. Lactogal marchio registrato Plus svolge una doppia funzione. Azione galattogoga: grazie alla presenza di Galega officinalis L, favorisce la montata lattea e il mantenimento della secrezione del latte. Integrazione nutrizionale: grazie alla presenza di acerola, vitamina D e vitamine del gruppo B, contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario, alla normale funzione psicologica, alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, allo sviluppo del sistema nervoso e dei globuli rossi, all'assorbimento del calcio, denti e ossa. Senza zuccheri. Avvertenze: gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Allergeni: senza glutine, naturalmente privo di lattosio. Ingredienti: magnesio citrato, Galega, Galega officinalis L, parti aeree fiorite estratto secco, DER4-1, acerola, Malpighia glabra L, frutti estratto secco titolato al 50% vitamina C, stabilizzante, idrossipropilcellulosa, agente antiagglomerante, sali di magnesio degli acidi grassi, vitamina B6, piridossina cloridrato, acido folico, acido pteroil monoglutammico, vitamina D3, colecalciferolo, vitamina B12, cianocobalamina, aromi. Edulcorante. Sucralosio. Tabella nutrizionale. Quantitativi: per dose massima giornaliera consigliata 2 compresse per 100 VNR LARM per 100, Galega officinalis 300 mg, acerola, di cui vitamina C 140 mg, 70 mg. 87,5 53,85 magnesio citrato, di cui magnesio 900 mg 108 mg 28,8 45 vitamina B6 1,3 mg 93 65 acido folico 400 mg 280 vitamina D10 mg 200 66,67 vitamina B12 2,2 mg 88 78,57 NRV. Valori nutritivi di riferimento. LARM per 100. I valori presi come riferimento sono i LARM 2014, uguale livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana, definiti dalla SINU, uguale Società Italiana Nutrizione Umana, per la donna in allattamento. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.